fatto Piro. Pronti, via. Allora, Presidente, buongiorno, siamo pronti. Oggi è la vigilia del grande giorno, domenica c'è l'esordio del Monterosi in Serie D all'Aquila per la prima volta. C'è emozione innanzitutto da parte sua per questo debutto e poi le sensazioni che ha percepito dallo spogliatoio. Io prima di tutto vorrei rassicurare tutti i telespettatori che non sono diventato musulmano e che stiamo subendo tutti un'estate terrificante, siamo già a 35 gradi a mezzogiorno, quindi scusatemi. Per quanto riguarda la domanda, entrare nello specifico, che ogni tanto bisogna entrare nello specifico, sì, l'emozione è positiva, molto positiva, sia per il clima che mi restituisce la squadra, per la grande coesione dello staff e di tutti i componenti della Rosa, e la preparazione è stata ultimata, siamo pronti al via. E specialmente la cosa che mi diverte tantissimo è che un piccolo paese come Monterosi entri in uno stadio di 12.700 posti all'Aquila, che certamente fino a un attimo prima non sapeva neanche che esistesse Monterosi. Io come sempre, sono, chi mi conosce lo sa, sono non positivo di più, e quello che ho consigliato ai miei giocatori è di essere tranquilli, sereni, nessun giudizio preventivo né post partita. L'importante è che si divertano, giochino nel rispetto dell'avversario, dell'arbitro e di quelle sane regole che dovrebbero accompagnare sempre tutte le partite di calcio. Presidente, un piccolo vantaggio che possiamo considerarlo è che affronteremo una squadra con cui ci abbiamo già giocato una partita ufficiale di Coppa 15 giorni fa. Strano destino, ma anche questo molto divertente. Devo dire, nella prima partita non abbiamo demeritato, io ho pubblicato proprio stamattina un piccolo articolo di elogio. Che lo potrete leggere sul sito monterosifc.com. Esatto, e con un piccolo servizio relativo agli episodi essenziali, un piccolo esempio di moviola che secondo me è arrivato il tempo che venga applicato su tutti i campi. E quindi questo è quanto, insomma. Sentiamo dei rumori sul sottofondo, è la squadra che sta facendo la rifinitura. No, ha avuto modo di parlare con i ragazzi già nello spogliatoio? No, questi rumori sono dei cinghiali che pascolano, scambiati erroneamente per giocatori di calcio. Sì, io ho un rito che svelo qui, ma ovviamente non interessa a nessuno, ma a me sì, a noi tanto, che il sabato mattina io sono sempre nello spogliatoio a giocare con i ragazzi e a portare un sorriso, perché secondo me è una componente essenziale, perché non dimentichiamoci che è il gioco del calcio, non la guerra del calcio. Concludiamo ora questa intervista. Alcuni esperti, insomma, della Serie D, del nostro girone, nei pronostici hanno indicato come il Monterosi come una squadra difficile da battere proprio domani all'Aquila, no? Il segno X, come si direbbe nel totocalcio. Andrebbe bene un pareggio oppure la vittoria è quella, insomma, l'obiettivo sempre finale? Questa è una domanda che mi piace, perché posso risponderti che qualunque sarà il risultato andrà bene, perché questo è lo spirito con cui si vive nel gioco del pallone. E invece personalmente, e questo probabilmente è un mio limite, assolutamente no, noi giochiamo per la vittoria, altrimenti che gusto c'è? De Coubertin aveva ragione, partecipare è importante, ma non è vero che conta solo partecipare, altrimenti che senso ha? Noi lavoriamo per crescere, per vincere, principalmente con la nostra scuola calcio, con gli istruttori che abbiamo e con l'etica del comportamento e con la tecnica, importantissima, ma vogliamo vincere. Poi la vita è upalla, come diceva il grande maestro di giornalismo sportivo, è lei che decide e noi accetteremo tutto. Chiudiamo con un augurio di buon campionato a tutte le squadre, no? Assolutamente, io, anzi, grazie di questa domanda, mi fai tutte domande che ti fanno ringraziare. E sto per spedire una lettera a tutte le nostre consorelle sarde, una bella lettera, perché io amo e stimo la Sardegna e il popolo sardo veramente tantissimo, è una delle risorse più straordinarie del popolo italiano.
insieme ad altre realtà meridionali che sono sempre dimenticate. Ma qui si apre un file enorme, attento a te quando mi fai le domande, mi conosci. Quindi sì, assolutamente, l'ho fatto anche l'altro anno spesso, un augurio di serenità e di vittoria veramente di cuore a tutte le squadre. Mi piacerebbe dire vinca il migliore, purtroppo nella vita raramente accade, però sarebbe veramente bello che vincesse il migliore. Grazie Presidente, alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti e grazie specialmente al piccolo popolo di Monterosi che sta cominciando a sorridere alla squadra, a quello che stiamo facendo, nella speranza che possa diventare un polo d'attrazione anche nei paesi circostanti, che possa essere un po' lo spirito nuovo della Tuscia Team.